saltata fuori nel 2011, di ritorno da un viaggio in Patagonia, ero andato là a camminare e mi sono detto che sarebbe stato bello se Google Street fosse andato anche al di fuori delle strade asfaltate, quindi montagne, foreste, deserti, parchi naturali. Questa qui è stata l'idea. Io da solo non avevo nessun tipo di competenza, di capacità dal punto di vista elettronico o meccanico, e quindi ho chiesto ad un amico di unirsi con me in questo gioco. Lui faceva l'informatico, era uno smanettone, quindi insieme abbiamo cominciato a lavorare. L'idea era quindi quella di partire dalla Google Car, non so se l'avete mai visto in giro per le strade, è un'automobile munita di tante fotocamere, fa delle foto panoramiche a intervalli molto ravvicinati, e l'idea era quella di trasportare una Google Car a modo di zainetto. Quindi bisognava un attimo portarsela dietro, doveva durare molto tempo, doveva essere leggera, doveva essere in grado di fare delle foto in altissima risoluzione, doveva fare delle foto sincronizzate, insomma il problema non era banale. Quindi anche lì abbiamo cominciato a rompere le scatole a amici, parenti, smanettoni, forum, così, e abbiamo cominciato a sviluppare questo progetto. Questo qui era il nostro ufficio, cioè un pub in cui praticamente a Cesenatico ci trovavamo tutte le sere, ci mettevamo a lavorare a questo progetto, e dopo un po' di mesi abbiamo realizzato un primo prototipo che abbiamo chiamato Trespolo, non essendo capaci di trovare un nome più altisonante. Quindi c'erano delle GoPro, c'era la batteria di un motorino, c'era una struttura in alluminio, un regolatore di tensione. Era la fine dell'estate, in Italia non avevamo modo di andarlo a testare sulle Alpi, quindi abbiamo deciso di andare negli Stati Uniti. Siamo fatti una bella vacanza, siamo stati a Yosemite, Bryce, Zion, Vermilion Cliffs, abbiamo un po' girato con il nostro zaino e abbiamo avuto tra le persone un successo pazzesco. Cioè, quando ci vedevano girare questa cosa strana sulle spalle, tutti erano assolutamente impazziti, siamo tornati carichi come delle scimmie. E quindi una volta tornati a casa, la nostra idea era quindi quella di fare degli street view di sentieri. Prima di pubblicare il tutto siamo andati a parlare con un signore, che è questo qua che fa la foto, si chiama Iago Corazza, è un documentarista del National Geographic e lavora a Bologna, è di Bologna, cioè. E quando gli abbiamo presentato il progetto mi è piaciuto. Noi eravamo distrutti, nel senso che ci aspettavamo gran complimenti, un sacco di entusiasmo, invece lui ha cominciato a dire ma gli street view da soli sono molto noiosi, così non mi piace, bisognerebbe aggiungere qualche cosa. Quindi abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo deciso di aggiungere dei contenuti. Quindi, qual è il concetto alla base dei contenuti di un sentiero? Se voi vedete un sentiero come questo, magari non trovate nessun tipo di elemento che sia in qualche modo appealing o interessante, a meno che non raccontiate delle storie che si nascondono dietro a questo sentiero. Quindi se voi ad esempio dite che qua 100 anni fa c'era una sanguinosissima battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, che questa è una pianta rarissima e questo è l'unico posto in cui si può vedere l'orso grigio sugli Appennini, ecco che un posto che sembra anonimo, ecco che diventa molto interessante. E quindi noi, utilizzando questa critica e lavorando sul nostro progetto, l'abbiamo modificato e abbiamo aggiunto, diciamo così, i contenuti. E il 25 febbraio del 2012, era il mio compleanno, abbiamo pubblicato il primo sentiero fatto a Yosemite. Non l'aveva mai fatto nessuno prima di allora. Posso dire che è una sensazione molto piacevole.